Una di queste case sarebbe perfetta per metterci dentro qualche letto. Allora, c'è da trovare una casa per posizionare degli alloggi, per mettere dentro, insomma, i letti per i coloni. E, questa qua è la casa mia. Ma che cavolo ne so, li possiamo anche posizionare qua, no? Tieni premuto. Ah, ok. Ah, ma io posso andare dove voglio. Posso andare dove voglio per costruire sta roba. Allora, un attimo, eh. Allora, quindi magari posso tipo andare nella mia vecchia casa e costruire dei letti. Mobili. Ok, ricicla. Ah! Ok. Allora io riciclo tutto. Tipo così. Ok. Qua ricicliamo tutto. Questa qua era quella di mio figlio. Vabbè. Via. Ok. Completato, abbiamo completato questa missione. Mi piace. Avere un posto per dormire migliorerà il morale di tutti. Quello che ci serve ora è una fonte d'acqua potabile sicura. Bevi dal fiume? No. Ok, che vuoi dire? Tipo un pozzo. Così non dovremo continuare a bere l'acqua del fiume. Quella roba ti ammazza. Ok, tieni premuto per aprire il menu officina. Mobili, decorazioni, energia, difesa, risorse. Risorse, acqua. E, depuratore d'acqua. Depuratore d'acqua industriale. Ma questo però richiede dell'energia. Allora, un attimo. Allora, energia. Energia, energia luci, energia generatori. Generatore piccolo, generatore medio, generatore grande. Cos'è sta roba? No, aspetta, via. Contrassegna per la ricerca. Gomma, ah, mi serve tutta sta roba. Allora, io andrei da dei coloni qua e vediamo un attimo i coloni. Ok, i coloni sono qua in fondo. Mentre invece Diamond City, vediamo dov'è. Madò, è lontanissima. È lontanissima. Niente, andiamo a parlare con i coloni. Allora, facciamo così e andiamo a dare una mano ai coloni, perfetto. Ci aspetto un lungo viaggio, perché, insomma, non è... Non è così vicino come sembra. Siamo... Parla con i coloni, segnalatore. Non è ancora scoperto questo lego. Posizionare l'indicatore? Sì. Ok. Questa qua è la mappa locale. Perfetto, beh, insomma, è una lunga passeggiata. Un falò, raga. È gente amichevole o... Oh, oh. Adesso ci si diverte. Mollami! Mollami! Scherzando. Aia. E muori. Ah,
Dov'è il cane? È lui, questo qua è il cane cattivo. Grande. Grandissimo. Ora però bisogna mangiare. Bisogna mangiare qualcosa perché la mia salute è veramente ai minimi termini. Ticket evacuations. Vediamo. Ho trovato qualcosa, ma non ho capito. Ah, ecco questo ho trovato. Perfetto, una specie di diga. Ok, però noi dobbiamo andare di là. Perfetto. Quindi proseguiamo. Ci siamo, dovremmo essere arrivati. Ecco il colone. Ho perso il conto delle vesciche. Mi saluta così con... Ho perso il conto delle vesciche. Eccolo qua. Tra l'altro, forse io cucinando queste schifezze, perché con i bocconcini di ratto... non ci sono più le radiazioni, raga. Non ci sono più le radiazioni. Vediamo le costine di carne. Sì, ho tolto praticamente le radiazioni a tutto. Allora, adesso facciamo così con un Radix. Questo qua dovrebbe togliere le radiazioni restanti. Credo. No. Radaway. Forse questo. Radiazioni meno 300. Proviamo. Ok. Ok, mi ha tolto le radiazioni. Adesso mangiandoci una costina di carne. Che tra l'altro dà anche più salute. Mangiando una costina di carne dovremmo salire senza prendere le radiazioni. Ok, ho scoperto una cosa nuova che è molto importante. Ok. Boom. Dai, su, che non c'è tutto il giorno, sveglia. Che cosa vuoi? Abbiamo già abbastanza guai da queste parti. Va tutto bene. Sono dei Minutemen. Sono qui per aiutare. Sei dei Minutemen? Non credevo nemmeno che esistessero. Abbiamo inviato una richiesta d'aiuto tramite un mercante di passaggio. Ma non credevo che sarebbe servita qualcosa. La maggior parte della gente non ha molta fiducia nei Minutemen. In questi tempi dopo Quincy. Brutta storia quella. Stiamo ricostruendo i Minutemen da zero. I buoni sono tornati. Mi fa piacere sentirlo. Le cose sono senza dubbio peggiorate da quando i Minutemen sono spariti. C'è una banda di predoni che ci sta creando problemi da settimane. Vengono e rubano cibo e provviste, minacciando di ucciderci se non li paghiamo. Sappiamo da dove vengono, ma non possiamo affrontarli da soli. Se elimino quei predoni... Dopo vi unirete ai Minutemen. Ci penseremo senz'altro. La gente ormai è abituata a non poter contare su di voi. Non si possono cambiare le cose da un momento all'altro. Ok. Mi fa male la schiena, mi fanno male i piedi, mi fa male dappertutto. Va bene, quindi la nuova missione... dati... Uccidi i predoni dell'impianto di assemblaggio. Ok. L'impianto di assemblaggio dove si trova? Qua? Impianto di... Ah, ma devo andare fino qua? Ammazza, oh. È bello lontanino, eh. Ci vuole... devo fare un bel po' di strada.
5. Ah, sì. Troppe radiazioni. Allora, facciamo così. Allora, inventario. Ci spariamo il rad. Come cavolo si chiama? Allora, il rad. Rad X. Ok, ora abbiamo un po' di resistenza delle munizioni per qualche secondo. E possiamo entrare qua a esplorare. Oh! Merda! Cosa c'è qua di così? Bisturi fusibile. Perfetto. Caramelle gommose. Dormiamo per 2 ore. Ok, il problema ora è che ho troppa roba e non... devo svuotare un po' di roba dall'inventario. Niente, raga, proseguiamo, dai. Occhiali alla moda. Vediamo. Vabbè, ma non posso girarvi. Vabbè, comunque c'ho questi occhiali alla moda che sembrano fantastici. Ma vieni. Ok, siamo arrivati in questa città, si chiama Lexington, e a sud di questa città c'è il nostro obiettivo. Oh, merda! Via, 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 via. Dov'è il mio cane? Che quello lì è un... Io ho paura di perdere il mio cane. Eccolo. Vieni, dog, vieni. Da dove? È ora di morire. Frequenza militare segnale perso. Merda. Allora qua bisogna stare molto attenti perché... Ok. Ok. Via. Via, 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 mi serve del cibo. Allora.
Inventario, provviste. Dove cavolo era quello che avevo cucinato? Ok, perfetto. Ok, eccoli. Il mio cagnolino è ferito purtroppo. Ok, la tua gamba è meno male, ti impedisce quello, usa lo steam pack per curarla. Ok, allora stato steam pack, come mostra effetti. Va bene, e come faccio a curare la gamba? Ok. Ma no, vabbè, ma come? Ah, è là sopra. Muori, pezzo di merda. Ok, dammi lo steam pack. Vabbè, me ne dai un altro, dai, per forza. Sì, ma qua serve proprio un fucile da cecchino, perché... Madonna, mi stanno sparando da tutte le parti, cazzo! Eccolo. Bravo. Che handicappati. Come sei messo? Dai, dog. Forza. Ok, è ferito ancora. Ok, raga, mi ha fatto un po' di piazza pulita. Qua c'è praticamente l'ingresso per l'impianto di assemblaggio. Ci sarà un bel po' di gentaglia. Quindi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un bel mi piace, un'iscrizione al canale. E ciao a tutti.